Aepinam paraverint ecum meum, speriamo che abbiano preparato il mio cavallo, pensa Vercingetorige. Paraverint è un congiuntivo indipendente di tipo volitivo che esprime un desiderio. Il congiuntivo desiderativo si usa per esprimere l'augurio che qualcosa avvenga o sia avvenuto, come nella battuta di Vercingetorige, oppure il rimpianto che qualcosa non avvenga o non sia avvenuta. Esso è introdotto dall'avverbio utinam, che possiamo tradurre in italiano con le seguenti locuzioni: voglia o volesse il cielo che, o se, speriamo che, magari. Vediamo ora l'uso dei tempi del congiuntivo desiderativo. Essi variano in relazione alla natura del desiderio, che può essere realizzabile o meno. Consideriamo l'incipit di questa lettera che Cicerone scrive ad Attico. Utinam illum diem videam, voglia il cielo oppure speriamo che io veda il giorno, cum tibi agam gratias, in cui potrò ringraziarti. Abbiamo qui il congiuntivo presente videam, da video, perché dal punto di vista di Cicerone il desiderio si può realizzare nel presente o nel futuro. Quando il desiderio è realizzabile nel passato, il latino ricorre al perfetto congiuntivo, come in questo altro esempio. Utinam vere auguraverim, scrive Cicerone ad Attico. Utinam, voglia il cielo, oppure speriamo che, vere auguraverim, che io abbia profetizzato il vero. Abbiamo qui il congiuntivo perfetto, auguraverim, perché dal punto di vista di Cicerone il desiderio è realizzabile, questa volta nel passato, e cioè possibile che egli abbia previsto le cose correttamente. Quando il desiderio è irrealizzabile, si usano l'imperfetto e il più che perfetto congiuntivo. Vediamo in che modo. Iterum dico, scrive Cicerone ad Attico, per la seconda volta ti dico, utinam ad esses, volesse il cielo che, oppure magari, tu fossi qui. Cicerone esprime un desiderio non realizzabile nel presente. Usa infatti il congiuntivo imperfetto ad esses, da ad sum, composto di sum. Magari tu fossi qui, utinam ad esses, ma dal punto di vista di Cicerone è un desiderio che non può essere realizzato. Attico è lontano e non può essergli d'aiuto con la sua presenza in una situazione politica piuttosto complicata. Abbiamo tradotto ad esses, imperfetto congiuntivo in latino, con un congiuntivo imperfetto in italiano, magari tu fossi qui. Il desiderio irrealizzabile nel passato è espresso con il congiuntivo più che perfetto, come in quest'altro passo tratto da una lettera di Cicerone ad Attico. In merito ai rapporti con Pompeo e all'appoggio politico che costui gli avrebbe garantito, Cicerone scrive: «Sed utinam tantum ego ei prodesse potuissem quantum mii ille potuit». «Sed utinam, ma volesse il cielo che, ego ei prodesse potuissem, io avessi potuto, potuissem, ei prodesse giovare a lui, essergli d'aiuto, tantum quantum, tanto quanto, mi ille potuit. Egli ebbe la possibilità di farlo con me». Cicerone esprime un desiderio irrealizzabile nel passato. Ricorre infatti al congiuntivo più che perfetto potuissem, da possum, composto di sum. Magari avessi potuto aiutare Pompeo, come egli ha fatto con me, ma non è stato possibile. Abbiamo tradotto potuissem con un congiuntivo trapassato in italiano. Avessi potuto. Ricapitolando, il congiuntivo desiderativo esprime un desiderio o un rimpianto. Quasi sempre è accompagnato da utinam. Utinam si traduce con un congiuntivo preceduto da locuzioni come voglia, volesse il cielo che, magari, speriamo che. Se il desiderio è realizzabile,
si usano il congiuntivo presente per il desiderio realizzabile nel presente o nel futuro, il congiuntivo perfetto per il desiderio realizzabile nel passato. Se il desiderio è irrealizzabile, abbiamo il congiuntivo imperfetto per il desiderio non realizzabile nel presente o nel futuro, il congiuntivo più che perfetto per il desiderio irrealizzabile nel passato.